Ciao a tutti ragazzi, nuovo video, come state? Spero bene, aspettate che vi metto qua più vicini, ecco qua che ci mettiamo belli comodi. Nel frattempo ti ricordo di iscriverti al canale, attiva la campanellina perché vorrei portare un format di video nuovo nella stagione di gare. Stanno iniziando le gare 2024 ed eccoci qui alla nostra prima avventura. Prima avventura? Ma i più attenti di voi, quelli che mi seguono, quelli che sono iscritti al canale, sapranno che ho già fatto il trofeo del Conero. Che è stato, ciao Conero, come state? Che battuta veramente cringe. Per questa battuta mi merito un'iscrizione. E dai, su, mi piace, dai, per sostegno. Anche perché ragazzi, se vi iscrivete vi arrivano le notifiche, vi porto con me in gara. Quest'anno ci divertiremo, ma soprattutto quest'anno vorrei fare un format nuovo, un format molto più professionale, cercando di avere un operatore esterno che mi riprende e che ci porta in gara da una visione esterna. Non so se riuscirò, però ci voglio provare. Oggi, in questo video che voi vedete, purtroppo c'è un format ibrido. Cercherò nella gara di domenica, ok, del classic, di portare questo occhio esterno. Vediamo se riesco, ci provo, non vi garantisco niente. Comunque noi ce la mettiamo tutta, ma ok, mettiamoci comodi perché cominciamo subito con questo video. Adesso io vado in dissolvenza sul nero e partirà questa dronata spettacolare. Innanzitutto in questa dronata voglio ringraziare tutte le mie atlete, ma anche tutte le atlete in generale delle altre squadre. Mettersi in gioco nel classic, nella battle, è un'esperienza veramente particolare e è veramente bellissimo vedere questo unione delle squadre, le ragazze che fanno unione, gruppo, che si diverte insieme, che piangono insieme eventuali sconfitte o festeggiano piangendo eventuali successi. È una cosa veramente bellissima. E niente ragazzi, adesso io vi lascio alle clip del video e poi di me fuori campo che va a analizzare un po' questa giornata particolare. 3-2-1, cominciamo con il video serio. Ragazzi, un nuovo video, come state? Spero bene. Oggi siamo qui al nostro regionale in Toscana, quindi il primo delle due giornate regionali. Oggi facciamo battle e do, diciamo, la squadra qua, vediamo, ve la zoom un attimo qua dietro alle mie spalle, eccola là, belli all'ombra, ok. E invece abbiamo anche di là, ok, a fare un po' di riscaldamento, e noi ci spostiamo proprio lì a vedere un po' il riscaldamento. Non stabilizzerò le mani, quindi oggi vedo un video un po' più naturale, un po' più così alla volée. Però dai, ci sta. Quindi andiamo a vedere un po' loro cosa fanno in gara e come si divertiranno nel riscaldamento, perché l'importante è sempre divertirsi. Eccoci qua ragazzi, pronti con il riscaldamento della categoria allievi e ragazzi, perché in battle si fa praticamente due categorie insieme, quindi allievi e ragazzi e junior e senior. Ciao. Ok? Oh, guarda qua, come vai a dire il ginocchio? Bene. Speriamo, sarei buffato, ora si rompe il menisco. No. Molto bene, ottimo. Quindi abbiamo le ragazze, la scendono in pista. Ma anche loro basta, sì. Si sa mai. Ok, quindi vediamo un attimo ora il riscaldamento, ecco qua con Marta. Molto bene. E giriamo. Eccoci qua ragazzi, facciamo una prova che andiamo a far un commento di questa battle, così vediamo questi grandi 30 secondi e le analizziamo insieme. Potrebbe essere veramente interessante. Partiamo con Mati, eccola qua nei 120 con il suo corvo avanti. Veramente super interessante, non lunghissimo però. Vabbè, poi vi spiegherò meglio la battle. 1,80 m, scusatemi, con butterfly 1, 2, 3, 4, 5 collegata alla punta avanti. Allora, una combo quasi decente, punta avanti bruttina. E ora sta facendo trotto la 7, quella ci può stare, anche lì un po' storta, non bellissima. Qui andiamo a vedere un Viper nei 50. Ah, mannaggia, ha fatto un po' di bullying, quindi esercizio non valido. Vale invece il livello più alto, però l'ha sporcata un po' troppo. Fish indietro, collegata adesso a una chicken avanti. Questo è un bel esercizio. Purtroppo il fish non era pulitissimo, però si capiva. E vediamo un po' incerta questa chicken, non bellissima, l'ha ripresa un po'. Adesso va in una butterfly, questa molto bella, bella dinamica, bella fluida. E qui era figo se ci collegava una 7, invece l'ha staccata e non un livello altissimo. Mannaggia lei, poteva fare molto meglio. E qui va con punta avanti, poco tempo, non mi è piaciuto. Bea invece, un bel corvo avanti, eccolo qua, guardate qua, questo è un corvo da batto, vedete, allunga il passo quasi tutta la fila, molto brava Bea. Si sposta negli 80, con punta avanti, ci sta, anche questa un po' più lunga sarebbe stata buona. Adesso va con le 7, guarda che figa, bella, questa è una 7 da batto, e adesso la collega addirittura trotto la 7, tanta roba, brava Bea. Beccato, perché adesso vedete sta preparando il back, però si inceppa e vabbè, finisce il tempo, quindi ci potrebbe stare, dai, non male.
Eccoci qua ragazzi, pronti con la Battle Senior. Sono contentissimo, vero? Una fortuna innata, non è vero? Vedi qua a sera. E Negri, manca veramente poco all'inizio ormai. Non potrò fare il video pensando, perché devo salire a loro, perché magari è un po' felice questa qua. Poi spieghiamo perché. O comunque nella categoria Juni, no, nella categoria allievi abbiamo fatto la finale con tre nostre. Non male, dai. Potremmo andare peggio. Siamo al podio. Terzo posto per Corti Anna. Medagliata. Ma da qui. Ale, fa un passo laterale. Secondo posto per Cipecchini. Ma dite. E la campionessa regionale Cipinotti Siria. Quarto posto per Bianciardi Matilde. Il podio. Terzo posto per Fiorini Giulia. Secondo posto per Miele Rebecca. E il primo posto è per Fedi Serena. E grazie per la foto insieme. Oh, ma che bello finire di fare il video a quest'ora. Mannaggia, sono distrutto. Esatto, non ho messo le gare delle senior, lo so, state tranquilli. Non è stato fatto per fare un dispetto o per nascondere l'Euro Run, semplicemente perché la finale e soprattutto la prima gara in cui avevo Serena, Giulia Nicole, è stata veramente super tesa. E quindi sono stato tra loro e non ho fatto tanti video. Per questo inizio video vi parlavo che volevo inserire tra virgolette una persona esterna che faceva le riprese, perché è veramente difficile stare attenti. Ora già sul Classic è più facile perché fondamentalmente gestisco riscaldamento e poi il Classic va da solo. Però le battle in cui devo essere presente ogni run, perché le run di battle funzionano così, l'ho commentata una, sono quattro atleti generalmente, ogni atleta ha due run da 30 secondi, parte la prima run, torna da te, parla, poi parte la seconda run. È anche molto interessante da vedere da fuori, vedere anche l'insegnante che dà alcuni consigli, alcune dritte, è veramente super carino, super figo. E vabbè, parliamo di questo regionale per quanto riguarda la teoria battle, allievi e senior. Devo essere sincero, è andato veramente bene, sono super contento, mi posso lamentare, le ragazze hanno fatto bene. Nella prima finale degli allievi, tre ragazze erano nostre, ha vinto Siria super meritata, aveva un bellissimo livello, siamo ancora un po' indietro, quindi ne lavorerà ancora bene in quelle categorie. Per quanto riguarda invece la gara dei senior, tutte e quattro della finale era nostra, abbiamo avuto una bella fortuna nella prima batteria in cui avevo Serena, Giulia e Nicole, perché abbiamo avuto fortuna, noi non abbiamo sbagliato, Nicole ha sbagliato un po' e ce l'abbiamo fatta. Comunque sia veramente interessante il livello tecnico, vado a parlare per le mie ragazze, ma anche per tutte. È veramente stupendo vederle mettersi in gioco, vederle comunque sia essere lì tese, giocarsi le gare, impegnarsi di tutte le maglie, di tutte le squadre. E vi faccio veramente un in bocca al lupo e complimenti, perché essere lì davanti a una giuria, mettersi in gioco, non è mai facile, non è mai scontato, ricordatevelo sempre. E niente, alcune ragazze delle mie più piccole hanno sbagliato tantissimo, ho gestito male io la loro ansia, quindi postilla devo migliorare, devo capire perché alcuni loro non hanno dato il massimo, erano tese,
Marta soprattutto, Marta Grande, se guarda il video sa chi è, insomma mi riesco a lei, mi ha difeso un sacco vederla in lacrime, sono stato veramente male, perché ci teneva tanto a farla bene e l'ha fatta veramente malino la gara. Capita, non è un problema, si sbaglia, mi fa male il braccio, tra parentesi. Oh, ma un'iscrizione me la merito, dai, comunque, questi video super. Comunque, ci sta, però mi dispiace, voglio che queste situazioni capitano il meno possibile. So che è quasi impossibile, però voglio lavorare su me stesso, sul mio modo di insegnare, sul mio metodo di insegnamento, per riuscire a ridurre al minimo gli errori delle mie atlete causa emotività. Scusatemi, sono stanchissimo e domani partiamo per la gara di Classic. Wow, molto bene. Quindi, super riassunto, non mi posso lamentare, la gara è andata benissimo. Devo lavorare ancora, voglio capire dove ho sbagliato. E comunque se rifaccio un super super in bocca al lupo a tutte le partecipanti. Ha detto benissimo lo speaker, ha perso soltanto chi non si è presentato alla gara. Tutto il resto hanno comunque vinto, hanno comunque portato a casa esperienza, un bagaglio per migliorare. Parla a tutti quelli che volevano far di più, sia le mie ma anche delle altre squadre. Ricordatevi sempre, ragazzi, analizzate i vostri errori e domandatevi perché non ha funzionato. Lavorate con i vostri istruttori, in questo caso se vedete il video e sono i miei atleta con me, lavoriamo insieme per riuscire a portare piccoli passetti per arrivare a migliorare. E niente ragazzi, io mi metto a montare questo video che voglio farlo uscire domani e niente, dai, preparo il Classic. Ciao, buonanotte e buonanotte, non so se lo guardi domani a pranzo, buonanotte, Giacomo, mannaggia a te, buon pranzo quindi, dai, ciao!